Sono critiche che non mi meravigliano. Noi conosciamo le classifiche che vengono fatte, che la nostra democrazia è una democrazia non completa, non perfetta. Le faccio solamente qualche esempio. Una funzione legislativa che ormai da parecchi anni si è spostata dal Parlamento al governo, una non piena indipendenza dalla magistratura, perché questa è troppo coinvolta nella politica e nell'amministrazione e nell'attività di governo. E poi il fatto che non c'è un'amministrazione pienamente imparziale, perché non scelta sempre mediante concorsi aperti a tutti e basati sul criterio del merito, che è il criterio che trova la sua attuazione nei concorsi. Quindi non mi meravigliano queste critiche, ma noi facciamo parte di questi ordinamenti sovranazionali proprio perché possiamo, come dire, migliorare. Noi dobbiamo prenderle, non dobbiamo prenderle in termini negativi. Innanzitutto non sono critiche a un governo, ma sono critiche ad un assetto Certo. ordinamentale, giuridico che esiste da parecchi anni. Primo. Secondo, noi facciamo parte di questi grandi condomini proprio perché, stando insieme con altri che sono qualche volta migliori di noi, diciamo la verità, possiamo migliorare a nostra volta. Certo. Quindi io direi non ci meravigliamo, ma cerchiamo piuttosto di migliorarci. Certo, lei giustamente dice, attenzione, non è una pagella al governo, è la pagella a un paese. Vero è però, professore, che in quella relazione si fa riferimento a una riforma che è in itinere e che ancora non fa parte del nostro nuovo assetto istituzionale. Sto parlando ovviamente del premierato. E l'Europa si preoccupa dello strapotere del Presidente del Consiglio, della limitazione del ruolo del Capo dello Stato, assieme anche allo spostamento, come lei diceva, della funzione legislativa dal Parlamento verso l'esecutivo. Anche qui c'è quel report tradisce una sorta di ostilità o di accresciuta criticità nei riguardi del nostro Paese. Ma guardi, così come noi siamo perfettibili, forse anche l'Unione Europea e la Commissione Europea sono perfettibili a loro volta. Loro hanno espresso delle opinioni e quello è un osservatorio, diciamo, che conviene a tutti, quelli che possono fare dei passi avanti, quelli che possono avere dei vicini che funzionano meglio. E infine conviene a tutti quelli che amano il dialogo. La democrazia comporta anche questo. E comporta quindi che nel dialogo ci sia qualcuno che critica qualcun altro e che lo critica malamente. Io non penso che l'idea di rafforzare i poteri del Presidente della Repubblica, scusate, no, scusi, del Presidente del Consiglio, naturalmente, sia un fatto negativo oggi in Italia. Penso che sia utile A per la stabilità dei governi, B per la coesione dei governi. Penso che sia a sua volta un disegno di legge perfettibile, che il governo ha anche dimostrato di aver accettato una serie di osservazioni critiche. Altre sono state fatte anche dall'interno della maggioranza governativa e che quindi siamo sulla strada giusta. Abbiamo iniziato un percorso che consente di raggiungere questi due obiettivi, stabilità e coesione. Le Certo. modalità vanno migliorate. Allora.